Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con il dottor Massimo Sartelli, chirurgo presso il Macerata Hospital e direttore presso Global Alliance for Infection in Surgery. Buongiorno, dottor Sartelli. Buongiorno. Ecco, il tema è, prevalentemente sappiamo, è la questione Covid. La prima domanda: cosa risponde a chi sostiene che non si vaccina durante una pandemia? No, vabbè, questo ognuno poi la pensa come vuole e non ci sono dubbi che noi riusciremo a uscire, ma di questo ne sono assolutamente certo, che noi riusciremo a uscire da questa pandemia solamente con una campagna vaccinale che riesca a vaccinare il maggior numero di persone possibili. Certo. La scienza ha fatto dei miracoli, un miracolo riuscendo a proporre, Dei vaccini commercializzare in un anno in breve tempo. dei vaccini in breve tempo, in brevissimo tempo, dei vaccini assolutamente efficaci. E come ogni vaccino, anche questi vaccini possono avere degli effetti collaterali molto rari, ma come tutti i vaccini, anche questi ce Certo, l'hanno. certo, certo. Però insomma è l'unico mezzo con cui noi riusciremo a uscire Bene. dalla pandemia di Covid-19. Bene, alla luce di quanto succede in Inghilterra, con i contagi che erano quasi azzerati e ora sono tornati a risalire, ad esempio sono attorno ai 23.000 casi nell'ultimo giorno con la variante Delta che è predominante, non le sembra un po' prematura la decisione del nostro governo di abolire l'uso delle mascherine all'aperto? Allora, l'uso delle mascherine all'aperto non deve essere assolutamente un libera tutti. L'uso della mascherina, cioè, io sono favorevole a questa idea, a questa misura, se questa misura viene presa in maniera intelligente. Nel senso che se io sono all'aperto e cammino per conto mio o mantengo un giusto distanziamento dalle persone, io la mascherina posso anche non metterla. È chiaro che la mascherina è ancora obbligatoria, è fortemente raccomandata. Direi obbligatoria quando anche all'aperto sono in zone di assembramenti, sono vicini ad altre persone e poi soprattutto al chiuso. Certo. Quindi diciamo che questo non è un libera tutti, ma è semplicemente una forma di allentamento delle misure ferree prese inizialmente. Certo, sì, L'errore qui. più grosso sarebbe fraintendere il messaggio del quello tecnico scientifico e prendere questa iniziativa come un libera tutti, che non è solamente una forma di allentamento delle misure graduali che devono essere fatte con molta ragionevolezza, chiaramente. Il problema è che qui siamo in Italia, oppure possiamo anche dire in Europa e non in Cina o in Corea, e non c'è la stessa disciplina e lo stesso buon senso. Però va anche detto che appunto sempre in Inghilterra c'è un'alta percentuale di vaccinati, ma solo con una dose e quindi una copertura parziale al 30-40%. È stato un errore, secondo lei, la decisione di ritardare la seconda dose per correre con la prima, ritenendo che bastasse? È stata una strategia che poi non si è dimostrata essere vincente. Loro hanno puntato tutto sul vaccinare più gente possibile con una dose per cercare di coprire più persone possibile, che inizialmente ha premiato, poi sviluppandosi la Delta li ha un po' penalizzati. È chiaro che il messaggio della diffusione della Delta in tutta Europa e quindi anche in Italia è quello di completare il ciclo vaccinale con due dosi il più velocemente possibile. Certo. Nel senso che noi abbiamo la certezza che due dosi a questo punto riescono a coprire dalla Delta, invece la copertura con una dose sola è molto molto bassa, si parla sì del 30% più o meno. Certo. Ecco, però molta gente si domanda quanto sono efficaci gli attuali vaccini contro le nuove varianti, ad esempio la Delta e altre, perché risulterebbe che proprio in Inghilterra leggevo che su un centinaio di persone che sono decedute, dopo essere state contagiate, un 30, un 40%, un 35-40% era stato vaccinato con due dosi. Erano persone over 50 con delle patologie, però insomma. Beh, intanto dobbiamo dire una cosa, che il vaccino non ha mai una copertura del 100%, no? Anche lo stesso Pfizer, le stesse case produttrici dei vaccini ci avevano detto che la copertura era intorno al 90-95%, quindi c'è sempre una quota di non rispondere e questo noi lo dobbiamo sempre considerare. Va anche detto un'altra cosa, che in Inghilterra, nonostante questo incremento
esponenziale del contagio, le mortalità sono molto basse, quindi in qualche maniera ieri giravano sui social delle immagini in cui si metteva a confronto la mortalità della Russia, che ha vaccinato molto poche persone, rispetto alla mortalità dell'Inghilterra, che ha vaccinato con tante prime dosi, non comincia a farlo anche con la seconda dose, e la mortalità era molto più bassa. Quindi in ogni caso di fronte a un aumento dei contagi la mortalità è molto più bassa. Questo perché noi abbiamo coperto con i vaccini, in Italia ha coperto con i vaccini una gran parte della popolazione sopra i 50-60 anni, che sono le persone più a rischio di mortalità, e la mortalità è molto bassa, perché noi sappiamo che nei giovani in ogni caso la mortalità è più bassa. Quindi di fronte a questo aumento esponenziale dei casi inglesi non c'è un corrispondente aumento dei carichi ospedalieri, questo è dovuto in ogni caso alla grossa campagna vaccinale che con una strategia diversa rispetto a noi è stata comunque portata avanti in questi ultimi mesi. Un motivo in più però per correre velocemente col terminare la vaccinazione seconda dose, se non addirittura anche la prima, a persone che hanno oltre 50-60 anni, che invece in parte sono ancora scoperte, no, in Italia. Giusto? Direi che abbiamo la copertura, leggevo che la copertura con una dose intorno al 30%, quindi bisogna cercare di velocizzare la seconda dose per le persone più a rischio, quindi questo è importante. Consideri che leggevo, sono dati proprio ufficiali di Ministero, che in Italia ci sono circa 2 milioni e mezzo di over 60 che non si sono ancora vaccinati. Questo, mi riferivo proprio a quello. Quindi un sistema virtuoso è un sistema che non solamente vaccina le persone motivate e certe sul vaccino, ma un sistema virtuoso è un sistema che ha l'ambizione di informare prima, comunicare e poi convincere anche gli incerti. Quindi questo è il momento in cui probabilmente bisogna fare uno sforzo comunicativo in più per cercare di intercettare quella quota di persone incerte, scettiche sul vaccino, che però bisogna informare correttamente e cercare di convincere sulla necessità di farlo. Certo. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare, noi in questo momento, noi in Italia abbiamo avuto un'ottima organizzazione logistica, questo bisogna ammetterlo, perché dal punto di vista logistico siamo riusciti a partire con una campagna vaccinale probabilmente con numeri al di sopra di quanto noi prevedessimo. Ora lo sforzo successivo è quello di intercettare le persone incerte, c'è una grossa quota di persone che sono incerte, scettiche sul vaccino, e in questo caso una comunicazione corretta e un'informazione chiara e trasparente secondo me può essere d'utile per intercettare queste persone che hanno resistenze verso il vaccino. Ovviamente. Senta, però si va facendo strada una teoria che personalmente reputo molto pericolosa, perché ci sono, diciamo, alcuni personaggi autorevoli anche nel settore infettivologi che pare che la stiano portando avanti, cioè che con i vaccini gli anticorpi del fisico possono creare le varianti. Lei cosa ne pensa? No, direi proprio di no. Direi che la variante, i virus sono dei microrganismi che esistono nell'universo da tanti miliardi di anni, da molto più tempo di noi, e hanno una grossa capacità di adattarsi all'ambiente, e quindi il virus riesce a variare proprio per adattarsi. Direi che non è tanto il vaccino, quindi escludo questa teoria. Quello che noi dobbiamo cercare di fare è di far circolare il meno possibile il virus, perché il virus più circola e più ha possibilità di mutare. Certo. Se noi in questo momento, in cui i numeri sono più bassi, riusciamo a, attraverso oltre alla vaccinazione, anche al tracciamento, al sequenziamento di virus, a in qualche maniera a tracciare meglio il virus, probabilmente riusciamo a limitare la diffusione del virus, e quindi diminuendo la carica virale diminuisce anche la possibilità che ha il virus di mutare. Direi la chiave è questa, più che la teoria del vaccino. Che Certo. Quindi mi faccio fare una premessa, perché è una premessa onesta che devo fare. Io sono un chirurgo generale e io mi sono occupato mi sono sempre occupato di infezioni anche in ambito chirurgico, sono direttore della Global Alliance for Infection in Surgery, quindi cioè, ora io mi permetto di parlare perché c'è una grossa passione verso l'infezione. Mi sono impegnato di Covid e mi hanno onorato del cavalierato al merito della Repubblica per questo impegno che ho messo per il Covid, quindi mi permetto di parlare
comunque in ogni caso dicendo che sono sempre un chirurgo generale con la passione per le infezioni. Quindi voglio dire, il nostro è una discussione, però non ho la presunzione di avere la verità. Sì, certo, ovviamente. Ma questo è ciò che probabilmente chiunque intervistato avrebbe dovuto dire, insomma, perché in questi mesi, in questo anno e mezzo, abbiamo visto tanti tuttologi che si sono esposti in considerazioni probabilmente che poi potevano evitare di fare. Certo, poi questo è un tema talmente complesso, talmente mutabile, talmente dove non c'è storia, che chiaramente prima di assumere certe posizioni bisognerebbe comunque, dopo averle assunte, insomma, fare precisazione che ha appena fatto lei, in sostanza. È un virus che noi conosciamo da un anno e mezzo, che non conosciamo, quindi cioè, sinora è stato veramente difficile da prevedere, da interpretare. Quindi quando si fanno queste discussioni bisogna sempre dire che sono considerazioni, e di solito io cerco sempre di parlare sulla base di dati scientifici e di conoscenze scientifiche. Raramente mi avventuro in opinioni al di fuori di dati scientifici, però consideriamo che anche le evidenze scientifiche mutano, perché è un virus talmente nuovo che ovviamente anche le evidenze devono essere aggiornate, è ovvio, perché mutando la scienza è questa, certo. E però pare che, forse ne abbiamo parlato un attimo fa, ma pare però che, questo è confortante, possiamo confermarlo, penso me lo confermi anche lei, che i vaccinati con due dosi contagiati dalla variante Delta, a parte casi di over 50 con patologie pregresse eccetera, non vengono colpiti in modo, se vengono contagiati anche vaccinati con due dosi, non vengono, ad eccezione di questi casi che dicevo un attimo fa, non vengono colpiti in modo grave, no? Lo conferma? Lo confermo e direi che lo dico in maniera molto convinta, ed è questo il motivo per cui noi dobbiamo informare bene quei 2,5 milioni di persone di over 60 che non sono vaccinati, certo. Perché in questo momento noi abbiamo in un anno e mezzo abbiamo saputo che questo è un virus che colpisce soprattutto le persone più over 60, over 65, 60, sì, la stragrande maggioranza. 60, over 65. Quindi il vaccino sicuramente previene da forme severe, da forme gravi. Certo. E quindi voglio dire, dobbiamo intercettare queste persone, dobbiamo continuare bene. Vaccinare tutta la popolazione. D'accordo. Ma dobbiamo intercettare queste persone over 60 che potrebbero impegnare il servizio sanitario se dovesse riprendere un'ondata di contagi. Certo, e senta un po', ma siccome c'è chi, giustamente credo anche, affermi che c'è anche una questione di terapia a domicilio anti-Covid che in Italia praticamente non decolla, mentre invece in altri paesi vengono usati determinati farmaci, che saprà anche lei. Ecco, cosa prevede oggi esattamente in Italia la terapia a domicilio anti-Covid? Beh, la terapia a domicilio anti-Covid la conosciamo tutta, prevede terapia antinfiammatoria e terapia sintomatica. Però ora io ripeto, io sono coinvolto nel Covid, quindi cioè è un virus che tutto sommato conosco, è un virus che ha spesso atteggiamenti imprevedibili, abbiamo visto persone che avevano febbre per tanti giorni e poi improvvisamente sono finiti in insufficienza respiratoria, abbiamo visto giovani che da un'ora all'altra si sono aggravati improvvisamente. Sì, è vero. Quindi è un atteggiamento estremamente eterogeneo. Io devo dire che la terapia, cioè insomma, il grosso equivoco quando si parla di terapia domiciliare non praticata in Italia è quella molte volte di colpevolizzare dei medici di base che si sono trovati probabilmente in grossa difficoltà per una carenza di personale, di risorse. Però devo dire che hanno dato tutto, hanno giocato tutte le carte che avevano, che avevano a disposizione. Sì. Purtroppo poi le evidenze cambiano, abbiamo creduto molto inizialmente nell'idrossiclorochina, ma poi gli studi prospettici ci hanno detto che l'idrossiclorochina fondamentalmente non cambiava. È la stessa cosa per l'invermectina, penso. Esatto, l'ivermectina è un farmaco su cui si sta studiando, solo che anche dal punto di vista di agenzie regolatrici, di AIFA, prima di dare il permesso di utilizzare un farmaco bisogna avere delle evidenze ferree, cioè un'agenzia regolatrice non può introdurre un farmaco sulla base di osservazioni cliniche, cioè bisogna avere degli studi ferrei. Questo è il punto. Che li stiamo aspettando. Certo. È un virus talmente nuovo, perché ci troviamo talmente impreparati, su cui ancora poco sappiamo, e prima ora si parla molto di ivermectina. È chiaro che io mi metto nei panni dell'AIFA, di chi deve, bisogna avere dei dati sicuri, cioè non si può
solamente sulla base emotiva introdurre un farmaco senza delle evidenze scientifiche, di evidenze di ovviamente, cura, ovviamente. Di Ovviamente. Bene, passiamo ad un'altra domanda. Proprio ancora ieri, mi sembra, su Sky, appunto, ascoltavo che sono stati annunciati ben 5 farmaci anti-Covid. So che la Pfizer si stava lavorando da mesi su un farmaco anti-Covid. Lei sa qualcosa su questi nuovi farmaci anti-Covid, diciamo, da usare come terapia domiciliare, presumo, forse anche in ospedale in qualche caso? Lei ne sa qualcosa? No, non so niente, so che siamo in fase di sperimentazione, ci sono grosse speranze anche per questi farmaci. Bene. Aspettiamo le sperimentazioni, come tutti i farmaci, no? Dobbiamo aspettare che questi farmaci vengano sperimentati, e facciano i studi registrativi che devono sempre fare, e se poi sono efficaci siamo tutti contenti, perché sarà un aiuto in più per sconfiggere. Sono armi in più, certo. Per finire, si sta procedendo velocemente, celermente, no, direi, alla vaccinazione. Entro settembre dovrebbe raggiungere l'80% della popolazione italiana in questo caso. Quindi che autunno dobbiamo aspettarci sul fronte Covid? Meglio di quello del 2020 oppure no? Io mi auguro proprio di sì, perché in questo momento il sistema sanitario, il personale, il potenziale umano, perché poi alla fine quello che conta sono le risorse umane, siamo i sanitari che contano, siamo veramente stanchi, un sistema veramente stanco, e le posso confermare, insomma, che il sistema è in grossa stress, in una situazione di grosso stress, quindi in questo momento dobbiamo solamente sperare che un pochettino molli, e noi comunque stiamo andando avanti con una campagna vaccinale che sicuramente, se dovesse ritornare, non ci porterà a quell'impegno del sistema sanitario, a meno che non succeda qualcosa di particolare tramite, che ne so, qualche variante che scappano i virus, qualche cosa di nuovo, ma se continua così, secondo me la campagna vaccinale ci dovrebbe consentire di arrivare a un autunno che, seppur dovessero aumentare i contagi, non dovrebbe avere un impegno di sistema sanitario nazionale, quindi di ricoveri e ricoveri intervenzivi, come l'autunno scorso. Ecco, mi sorge ancora una domanda proprio per finire. Si parlava tempo fa, l'Inghilterra ne hanno parlato per primi, della necessità di una terza dose, proprio perché pare che l'autonomia sia 9 mesi dopo la seconda dose. Lei cosa ne pensa? Allora, io dico che probabilmente gli anticorpi di chi si è vaccinato stanno progressivamente scendendo, ma non è solamente l'immunità umorale, ma anche l'immunità cellulare mediata e la memoria che conta. Quindi i dati sono ancora pochi. Quindi io penso che faccio riferimento a quello che dicevamo prima. Quando noi dobbiamo parlare con dei dati, perché poi diventano opinioni. Io direi che fare confusione dicendo che serve o non serve una terza dose in questo momento, facciamo solamente confusione. Noi continuiamo a vaccinare con una seconda dose. Poi gli studi ci diranno se nei prossimi mesi la immunità persisterà, oppure se sarà necessario fare un'altra dose. Certo. Ma in questo momento noi dobbiamo fidarci soprattutto ai dati scientifici e agli studi che stanno facendo. Quindi, in base agli studi che stanno facendo, noi verificheremo e valuteremo se l'immunità persiste oppure se servirà la terza dose. E soprattutto, però, ora, lanciare la terza dose autunno così, senza ancora sapere i dati, quello che succederà, mi sembra prematura e mi sembra molto. Mi sembra che crei solamente confusione. Io andrei avanti in maniera forte con la vaccinazione delle seconde dose per tutti, più possibile, e poi in base ai dati cominciamo a ragionare se serve una terza dose, ma in questo momento è prematuro. Certo, sì, in effetti si crea confusione queste affermazioni, ma del resto le stanno facendo, quindi sì, lo so, anche perché l'obiettivo primario è, appunto, anche perché l'obiettivo primario a questo punto è terminare la vaccinazione, cioè, non abbiamo ancora terminata, sì, a questo quindi punto cerchiamo di vaccinare il prima possibile, certo, più gente, con 2 dosi più persone possibile, e poi i dati ci diranno se l'immunità persiste o meno, se sarà necessario un richiamo. Questo lo vedremo in base ai dati, in base ai dati scientifici, insomma. D'accordo. Vediamo, ci sono stati studi in corso che stanno valutando proprio questo. Bene, la ringrazio molto, le auguro buon lavoro e alla prossima intervista. Ok, grazie a lei e complimenti per tutto quello che sta facendo. Grazie anche a lei, dottor Satelli. Arrivederci. Arrivederci.